Buongiorno signore e signori, benvenuti al TG di Radio Volta alla Carta. Si è svolto lunedì 5 novembre alla Real Fonderia l'incontro della presentazione del progetto Interrational, il servizio dei nostri inviati. Si chiama Interaction, il progetto organizzato dal Comune di Palermo e il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Presentato il 5 novembre presso Real Fonderia e sostenuto da Coni Bambini. Il progetto mira ad aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica. Qual è la mission del progetto? Il progetto ha la mission di costruire insieme a diversi soggetti del terzo settore e delle scuole una comunità educante dove i cittadini, quindi i ragazzi, gli adulti e gli anziani, possano insieme contribuire a costruire una comunità educante per contrastare la povertà educativa. Di quale ente è finanziato il progetto? Il progetto è sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini, che è una impresa che gestisce il fondo per il contrasto alla povertà educativa ed è totalmente gestito dalla Fondazione Con il Sud. A chi è diretto? Il progetto è diretto fondamentalmente a giovani dagli 11 ai 17 anni, ma anche ai loro familiari, ai docenti delle scuole e agli operatori del terzo settore che insieme vogliono costruire delle politiche positive per contrastare la povertà educativa. Da quale idea nasce il progetto? L'idea nasce dall'esigenza di mettere in rete la scuola, le istituzioni, le famiglie, i docenti e i ragazzi in un'azione sinergica per combattere il problema dell'ispezione scolastica. Quanti sono i partner che partecipano? I partner del progetto sono 9 scuole e 14 enti del terzo settore che si interagiranno tra loro per costruire le variazioni del progetto. In quanto tempo? Durerà 3 anni, è partito il 1 ottobre e durerà appunto 36 mesi. L'obiettivo? L'obiettivo è cercare di creare una comunità educante che in forma permanente si sviluppi, esista nel tempo, dove mette insieme tutti gli attori presenti all'interno del progetto, siano essi docenti, siano essi appunto le famiglie, i ragazzi e le istituzioni e gli organi del terzo settore. Per oggi è tutto, grazie dell'attenzione. Ci rivediamo presto per raccontarvi le interessanti iniziative del progetto Interaction.